Io quando ho avuto l'informazione di un premio che dava a queste due ragazze l'opportunità di fare del loro progetto un progetto che si sarebbe realizzato, quindi un progetto che aveva bisogno di trovare fiducia presso qualcuno che li avrebbe capite e avrebbe realizzato il loro progetto. Parlare di fiducia in questo momento per me voleva dire proprio rintracciare quelle occasioni in cui la fiducia porta a un risultato. In questo caso il risultato è, come avete visto nella didascalia, questa storia continua perché io credo che le due ragazze abbiano effettivamente trovato qualcuno che realizzerà il loro prototipo. Quindi, diciamo, io non ho fatto altro che riferire in un brandello, di un segmento di realtà. Ecco, riferire attraverso la ricostruzione di un avvenimento che non proprio così, ma molto vicino così è accaduto. Allora mi attacco a quest'ultima cosa che ha detto Ermanno, è una che ha detto prima, è vero che è uno dei motivi per cui è piacevole essere qui e essere qui noi tre, in realtà non è che andiamo al bar insieme forse, e forse ci siamo incontrati raramente, ma è così bello quando si lavora insieme ed è questione di fiducia anche questa all'interno dello stesso progetto. E questo è uno dei motivi principali che mi ha anche fatto entrare in questa avventura. E mi aggancio anche all'ultima cosa che ha detto, è successa una cosa strana ed è una piccola anche qui iniezione di fiducia sulla funzione del cinema. Tra l'altro Ermanno parlava di un qualcosa che è successo veramente, di cui lui ha colto un frammento, una nota poetica. Curiosamente ieri leggevo che un rumeno di cui si è parlato molto, che amava fare il pasticcere, è stato assunto da uno chef famoso perché ha detto, perché, insomma, perché aveva provato le stesse difficoltà. È curioso quando il cinema riesce a giocare con la realtà. O viceversa, e cioè quando siamo qui e vedendo il film di Paolo con il suo, permettimi, realismo magico, con la sua la concretezza e l'astrazione delle immagini, mi confermo su questa capacità che il cinema dovrebbe avere. Allora, è difficile raccontare questo paese perché è un paese difficile da riconoscere per chi lo guarda dal di fuori, soprattutto per gli immigrati, appunto, sempre riferendomi al pasticcere, almeno è curioso come uno da indagato passa a star della televisione, ma questo è un paese così, è difficile riconoscerlo, è difficile raccontarlo, e forse il cinema un piccolo contributo in questo senso lo può dare, lo dovrebbe dare, a volte è difficile paradossalmente farlo di più con un lungometraggio, con un progetto a cui stai pensando da mesi, perché poi è vero che fare un film oggi è diventato quasi un incidente, ma è vero anche che un film lo pensi da tanto tempo, ti porti dietro delle storie, delle riflessioni, mentre invece improvvisamente ti arriva, nel mio caso, una storia scritta da Walter Lupo e un tempo ridotto per raccontarla, e allora assomiglia più a una canzone unplugged, una chitarra presa, cantata in quel momento senza stare troppo a pensarci, e questo è bello. L'altro motivo è che per anni mi hanno detto nel dibattito del film che non racconto mai personaggi femminili, allora mi sono voluto togliere questa soddisfazione. Anch'io mi associo a quello che si diceva prima, cioè pure io sono stato
molto felice di lavorare insieme a due maestri, Salvatore e Seolmi, soprattutto proprio per quello che disse Olmi un giorno nei nostri incontri, disse che noi tre siamo amici non perché frequentiamo lo stesso bar, ma perché ci stimiamo, e questo, e quindi da quando mi ha detto che siamo amici ho detto vabbè, faccio tutto quello che mi si chiede di fare. E, però avendo paura della retorica, il mio lavoro invece è privo di parole, devo dire, io faccio più fatica a parlare di un lavoro, invece mi piacerebbe dire che i loro lavori sono straordinari perché si misurano con le parole su un argomento così delicato, quale la fiducia o la crisi, non so ancora bene qual è il tema, però più o meno dovrebbero essere questi, e si mantengono miracolosamente su quel crinale che non sfocia mai nella retorica, e questo fa, secondo me, dei loro lavori due lavori eccezionali. Io questo coraggio non ce l'avevo e quindi l'ho fatto pressoché muto, e ho preferito alludere anziché dire, però sono contento lo stesso e altro non saprei aggiungere. Domande, i tre autori sono qua a rispondere per quello che riusciranno, Valentino, guarda qua. Se non c'è nessuno, invece vorrei, se nessuno ha una domanda, prego. Io sarei curioso di sapere qualcosa, salve, sul lavoro, sul casting, perché insomma ci sono tre nomi molto famosi e invece poi davanti alla macchina presa ci sono, come è giusto, ma tanto il film sulla fiducia, forse anche questo, i tre film sulla fiducia ha a che fare con quello che volete raccontare, però insomma avete scelto, trovato, cercato facce diverse dal solito, molto belle, molto eloquenti, che sono per tre volte, insomma, è impossibile pensare a questi film con facce diverse da queste. Come le avete cercate, a che punto sono entrate nel progetto, cioè se c'erano fin dall'inizio, se cercavate, Olmi, quella trovata finale del cappello, è una cosa che era scritta, è una cosa che ha adattato una volta trovato quel ragazzo, ecco, questo tipo di osservazioni. Grazie. Io, ecco, diciamo che di questo perché lo faccio, è stato l'interrogativo a cui ho dovuto dare una risposta. Prima perché era vero e poi perché è una storia gioiosa. Io credo che la fiducia debba generare gioia. Del resto questi tre film, anche se iniziano il film di Gabriele, addirittura con una tragedia, il film di Paolo con questa tensione che si affeggia, no, tra chi andrà a sfidare gli scontri sportivi da farvi con i familiari che sono apprensivi. Però tutti questi film finiscono con un sorriso. Ecco, questa è una delle ragioni per cui, ripeto, non voglio essere, come dire, in qualche modo facilmente tacciato di facile disponibilità alla speranza. In questo momento, come diceva il dottor Passera, non è facile disporsi alla speranza. D'altronde è una necessità. In questi momenti dobbiamo disporci alla speranza.